autostrada, abbiamo un aeroporto importantissimo e anche è un bel nodo ferroviario. Poi, sempre di più, la stazione di Bologna, grazie anche al People Mover, sarà collegata in ben 7 minuti all'aeroporto, quindi sarà sempre più agevole. Quindi Vignola si trova in una condizione, diciamo, abbastanza favorevole e sarà ben collegata. Quindi un'azione anche strategica dal punto di vista del marketing territoriale. Proprio per questo, invece, considerando la stazione di Vignola come un punto di arrivo, un punto di ingresso della città, è la nostra, diciamo, una delle nostre porte, ci siamo concentrati anche sugli edifici. Questi edifici che abbiamo definito fatiscenti, ma che si possono recuperare, diciamo, attraverso alcune idee. Adesso quelle che Mattia vi esporrà sono, noi le abbiamo chiamate suggestioni, non è un progetto definitivo, è un insieme di idee a che la Regione ha apprezzato molto, tant'è che si è resa disponibile anche a fornirci un contributo, ma che verranno, diciamo, concretizzate in un progetto un pochino più ampio, di largo respiro. E non anticipo niente, quindi Mattia ti lascio la parola e anche ringrazio Mattia, che è responsabile, diciamo, del servizio marketing e interventi economici, che ha fatto un gran lavoro e ci ha aiutato nella realizzazione di questo progetto facendo uno studio molto approfondito. Prego. Grazie a tutti. Allora, come diceva l'assessore, il sindaco prima di lei, stasera vi presentiamo appunto delle suggestioni. Un menù che poi dovrà essere cucinato in un modo più ovviamente complesso e complicato. Per partire, per dare corpo all'idea di sviluppo di un'area urbana di grosse dimensioni che ovviamente ha al suo centro la stazione del treno, siamo partiti da una ricognizione di ciò che sta a Vignola, intorno a Vignola, e quindi ci siamo concentrati sull'area vasta che noi ovviamente ormai siamo abituati a chiamare Unione Terre di Castelli. Vabbè, abbiamo fatto un volo un po' vindalico sul fatto che Vignola è un po' al centro d'Europa, però sostanzialmente ci sta perché siamo a... Esatto. Siamo sostanzialmente a 2 ore dalle più grandi capitali europee, quindi insomma, siamo un po' troppo vignolocentrici, però più o meno ci siamo. Questo perché? Perché proprio come diceva l'assessore, la cosa importante della stazione di Vignole, come anche prima Tonelli ricordava, è il terminale di una linea ferroviaria che oggi ci porta sull'alta velocità in aeroporto a Bologna, che è un aeroporto internazionale, ed è attraversata e collegata dal più grosso nodo autostradale italiano, in quasi tutte le direzioni, tra l'altro. Quindi noi abbiamo analizzato tutta una serie di dati, i passeggeri annuali del Marconi di Bologna, i passeggeri annuali della stazione centrale, e abbiamo fatto anche tutta una serie di analisi sui tempi di percorrenza medi rispetto alle città più grandi, capitali ovviamente compresa, Milano e Firenze, rispetto ai vari nodi autostradali che partono da Bologna e che ci interessano per tutta una serie di viabilità che complementare che tra l'altro è in fase di ultimazione, pedemontana compresa. Poi abbiamo analizzato anche tutto ciò che è la mobilità, chiamiamola dolce, quindi treno, ovviamente, ciclabile e percorsi pedonali, tutto ciò che offre il territorio sia partendo da Vignola ma che si allarga al punto all'area vasta, Unione Terre di Castelli. Questo perché dal punto di vista del marketing territoriale, un po' come siamo un po' alla porta di Cnosso dell'Unione con la stazione di Vignola, quindi un punto d'arrivo e un punto di partenza per tutta una serie di attività complementari sia dal punto di vista economico, turistico che commerciale, ovviamente. Ci siamo spinti ancora oltre, abbiamo analizzato ovviamente le aree verdi che possiamo offrire sia dal punto di vista vignolese e di Unioni, i parchi, ovviamente l'area fluviale del Panaro con tutti i suoi ettari è comunque un patrimonio naturalistico ben definito e anche ben conosciuto e sicuramente questo può essere un ulteriore elemento da valorizzare insieme a tutto ciò che sta intorno. Idem dal punto di vista culturale, abbiamo analizzato l'offerta museale che offre l'Unione, le emergenze storico-architettoniche e anche tutti i teatri, piccoli e grandi, che intercorrono nell'Unione Terre di Castelli. Ovviamente abbiamo preso
riferimento anche tutto ciò che fa grande l'Emilia nel mondo, cioè l'enogastronomia e i nostri prodotti tipici e tutelati che hanno avuto negli anni il riconoscimento europeo del DOP, IGP e delle tipicità che non sono ancora riconosciute ma che comunque sono famose in tutta Italia. Abbiamo analizzato anche il tessuto commerciale e economico del territorio dell'Unione ci siamo accorti che abbiamo un'offerta commerciale abbastanza importante, con 27 centri commerciali naturali, quasi 1000 attività. Ovviamente questi sono dati dell'anno scorso, sicuramente ora sarebbero da aggiornare. Idem l'abbiamo fatto anche della parte dell'ospitalità e della ricettività, perché ovviamente quando si parla di turismo e di marketing tutti i servizi a corollario devono essere analizzati per capire anche qual è il punto di rottura rispetto all'offerta che può essere accolta. Veniamo alla stazione, questa è l'analisi che ci serviva all'iniziale per arrivare a parlare della stazione. La stazione, questo è lo stato di fatto, è un'area di quasi 9.000 metri quadrati, gli spazi edificati sono quasi 2.000, sono quelli che sono stati presi dallo studio, gli spazi aperti, cioè parcheggio e aree che non sono attualmente utilizzati, sono circa 4.000 metri. Questa è le ultime slide, sono la parte proprio della suggestione che noi e la rifunzionalizzazione che noi abbiamo pensato. Partiamo dall'edificio A, che noi abbiamo denominato A, che è l'edificio che attualmente è la stazione proprio, l'edificio ex stazione. Quell'edificio vedeva in questa ipotesi l'inserimento di uno spazio dedicato al turismo puro, quindi un punto di informazione turistica, e collegato a una dispensa di vendita dei nostri prodotti tipici, quindi quelli che abbiamo letto prima. L'edificio B, che è denominato per lo più dai vignolesi l'ex fondiaria, per intenderci, che vede due piani, su due livelli, al primo piano venivano inseriti tutta una serie di uffici e servizi comunali attinenti all'attività dell'area, e al piano terra un pubblico esercizio, bar, ristorante, ovviamente, che fosse al servizio dell'area stessa. L'area verde, che è qua denominata in verde, che è l'ex terminale binario, quello che oggi è attualmente recintato e c'è sostanzialmente terreno incolto, quella noi l'avevamo vista come area di mitigazione verde, quindi un parco all'interno della stessa area, utilizzabile anche dallo stesso pubblico esercizio proprio per sopperire a due questioni. Una ovviamente per dare una possibilità durante i mesi estivi di vivere l'area stessa, e allo stesso tempo, avendo questo effetto, sia anche l'effetto del presidio del territorio stesso. E ovviamente ci piaceva l'idea che chi arriva in treno entra a Vignola in un giardino. Questa era, diciamo, una suggestione molto, molto apprezzata dal gruppo di lavoro. Veniamo agli altri edifici, C, D, E. L'edificio C è l'ex rimessa treni, quella che oggi non ha più il tetto ma solo parte dei muri. Lì l'ipotesi di inserimento era quello di inserire un mercato della boccheria. Non so in quanti conoscono Barcellona, è un mercato, per intenderci, tipo l'Albinelli piuttosto che il mercato di Mezza Bologna. Un mercato al chiuso che possa offrire sia ai cittadini vignolesi e non, ma anche agli avventori che usano. Aspetta che non si vede, abbiamo spostato qualcosa. Arriva. E che usano la stazione e ai turisti, comunque un'offerta dal punto di vista commerciale dei nostri prodotti, comunque di tutto ciò che fa ovviamente famosa Vignola e nello specifico la frutta rossa. L'edificio D, che sono gli altri due edifici, che anche questi non hanno il tetto, e anche questi sono collabenti, cioè sono ruderi che possono essere demoliti, quelli avevamo visto un inserimento nell'ipotesi un'attività commerciale che di manutenzione bici, vendita bici, e che facesse anche l'attività di bike sharing, ovviamente perché è di fianco alla ciclabile. Ricordo che questa, la ciclabile che costeggia, è inserita nella ciclabile europea Eurovelo 7, quella che va da Göteborg della Valletta,
e in condivisione dello spazio anche da un'altra attività commerciale tipo edicola, libreria, sempre perché sono attività che si sposano bene con la tipologia di area inserita. L'edificio E, che è l'edificio diciamo quello più lungo e più stretto, veniva inserito come attività per congressi, eventi, corsi di formazione, spazi diciamo polifunzionali al servizio di tutti sostanzialmente, spazi co-working eccetera eccetera, chi più chiaro più ne metta. L'ultimo edificio, che è l'edificio F, che è un ex garage, chiamavano così, visto che è l'ultimo edificio, quello più defilato, quello più piccolino, veniva inserito come ipotesi un'agenzia di viaggi che facesse anche car sharing in alternativa al fatto se non si fosse inserito un punto di formazione turistica avanzato, cioè servizi al turismo di elevata disponibilità, nel senso l'obiettivo era quello, io arrivo in stazione Vignola, posso fare anche un biglietto dell'aereo direttamente lì prima di salire sul treno, questa era sostanzialmente la concettualità che c'era dietro. A lato di tutto ciò rimaneva, secondo me, l'atto finale, ovviamente un cambio della viabilità, perché l'area arancione che vedete in mezzo ai due edifici ex fondiari, ex rimessa dei treni, poteva diventare, noi l'abbiamo chiamata così in fase di lavoro, la piazza della stazione, cioè un'area pedonale, anche quella di mitigazione, anche quella utile a svolgersi attività dal punto di vista commerciale piuttosto che attività pubbliche delle associazioni, iniziative, feste, eccetera, eccetera. Questo ci permetteva poi di dividere in due zone ben divise i parcheggi. Questo è sostanzialmente i catastali, le aree catastali della stazione con un minimo di relazioni che noi avevamo scritto. Questo è diciamo un conto che noi abbiamo fatto prendendo il prezzo a metro quadro per ristrutturare l'edificio, ma proprio quello da tabella classica, per dare diciamo l'idea di quello che tutta l'area riqualificata può costare come investimento dal punto di vista economico finanziario. E sostanzialmente qui è finito. Scusate, cioè noi avevamo detto sull'ordine di grandezza tra i 3 milioni e 3 milioni e mezzo, però è molto conti della serva, chiamiamola così, proprio per avere un ordine di grandezza delle linee di finanziamento. Grazie, questo è il gruppo di lavoro. Grazie Mattia, voleva aggiungere qualcosa anche Catherine, voleva aggiungere qualcosa. Prego, sì, scusa Sindaco, aggiungo solo due cose. Sì, Mattia ha coordinato il gruppo di lavoro, mi hanno sopportato come assessore perché la stazione e la linea ferroviaria sono anche a me molto a cuore, avendo fatto 5 anni all'Università di Bologna, quindi capivo anche tutti i disagi che ci sono. Una cosa che volevo aggiungere, proprio per valorizzare sempre di più l'utilizzo di questa linea, quest'anno per la prima volta in occasione degli eventi a Vignola principali, partendo da Vignola, Tempo di Ciliegie, venerdì di luglio, autunno e Bambinopoli, sono stati chiesti in Regione delle corse in più nella fascia oraria serale, perché come sappiamo purtroppo verso le 9 è l'ultima corsa. Questa cosa ha funzionato e noi abbiamo avuto riscontro perché presentando il biglietto del treno veniva dato un piccolo omaggio a chi ne usufruiva. Quindi questa cosa ha funzionato e proprio per questo chiederemo sempre di più in Regione di aumentare le corse. Faccio un'ultima riflessione per quanto riguarda il progetto. Questo progetto io non lo considero solo un progetto di Vignola, lo considero un progetto dell'intera Unione Terra dei Castelli e perché no anche della provincia di Modena, mi spiego meglio. Questo è un progetto che è importantissimo per la questione delle aree vaste, come sapete il territorio e le destinazioni insomma turistiche però sono state definite aree vaste, la Regione ha voluto dividere il territorio dell'Emilia Romagna in aree vaste e Modena, tutta la provincia di Modena che inizialmente doveva aggregarsi a Reggio Emilia, Modena invece sarà associata a Bologna. Quindi l'unico diciamo territorio per ora che è veramente collegato a Bologna è Vignola, grazie a questa linea ferroviaria. Poi è chiaro che i collegamenti aumenteranno, però per ora è questo, quindi è un progetto che vede verso il futuro e riguarda un territorio intero. Grazie.
Grazie. Catherine, voleva aggiungere qualcosa anche il sindaco? Sì, brevissimo. Sul Mattia, tanto ringrazio anche Mattia Monduzzi che ha lavorato moltissimo a questo progetto e ha fatto un cenno al costo complessivo. Quali sono i finanziamenti? I finanziamenti per ora ne abbiamo uno molto modesto che riguarda la palazzina della stazione, che non è di proprietà del Demanio. Noi non abbiamo acquisito quella palazzina perché è di proprietà della regione, della FER. L'avremo incomodato dalla FER. La FER però ci darà un finanziamento di 60.000 euro per contribuire alla ristrutturazione di quella palazzina della stazione. Per il resto abbiamo coinvolto la fondazione, con la quale abbiamo fatto un incontro proprio oggi sulla progettazione di tutto il risanamento, eccetera, che potrebbe appunto essere finanziata dalla fondazione medesima. E per quello che rimane, che è la parte più consistente, contiamo su un finanziamento attraverso la regione, finanziamento europeo nazionale attraverso la regione, che verbalmente ci ha promesso di darci una grossa mano. L'altra questione, dovrebbe parlare l'assessore Ricchi, ma siccome lui è molto lungo ne accenno io, perché non so se lo devi dire Erio, no, vuoi dirlo tu, però 3 secondi, no, però veramente breve, perché sennò il consiglio dico io. Sì, sì.